Roland Johnson, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E grazie per essere insieme con noi per raccontarci il romanzo La Naneide, la nostra Odissea. Per riportarti a casa, Roland Johnson è nato a Londra da padre inglese e madre lucana ed è cresciuto a Pisa, ha scritto la serie Il commissario De Luca, tratta dai romanzi di Lucarelli, e I delitti del Barlume, tratta dai romanzi di Malvaldi. Ha pubblicato il romanzo Prove di felicità a Roma Est, che ha vinto il premio Berto, poi è uscito con il film da regista, I primi della lista, Fino a qui tutto bene, e quindi il suo ultimo film Più. Ma tra l'altro noi siamo collegati con Roland Johnson e sta lavorando proprio su una produzione, o sbaglio? Sì, sono in Sicilia, sto facendo dei sopralluoghi e del casting per un nuovo film e ho appena finito di girare l'ultima stagione del Barlume all'Elba e niente, quindi insomma sono... non mi posso lamentare, ecco, ho le giornate occupate, diciamo. Una bella attività intensa, in questa intensa attività anche la scrittura di un libro come La Naneide. Ma che bella la copertina, è veramente confortevole questa immagine, Roland Johnson. Grazie mille, sì, mi piace anche molto a me, e d'altronde il libro parla appunto della nascita del mio primo figlio Jacopo. In realtà avevo scritto tutto questo mentre accadevano gli eventi, e perché un po' per esorcizzare insomma le varie paure e tensioni, un po' perché dopo, 3 giorni dopo che Jacopo era nato, ci hanno detto che insomma, c'era un problema e che quindi non potevamo riportare a casa e doveva rimanere in neonatologia in subintensiva, e da lì insomma è iniziata questa nostra piccola o grande odissea che poi insomma è andata a lieto fine, perché insomma ora tutto bene, ha 5 anni e mezzo e il problema che ha avuto era solo temporaneo, quindi insomma bene. E questo libro racconta di una coppia che decide di fare un bambino, però la coppia non è giovanissima, però non importa, e la paura, anche se non sono giovanissime, la paura dello sconvolgimento di quello che succede naturalmente di quando arriva un bambino. E così, dove si scoprì il miglior posto dove non partorire, così comincia questo romanzo di vita vissuta di Roland Johnson e del suo bambino, ecco. Comincia subito parlando di noi uomini che rimaniamo traumatizzati per sempre dalla visione del parto, anche lei? No, io no. No, insomma, la battuta di ironia è, di solito si dice che gli uomini alla visione del parto non riusciranno più a fare sesso con le proprie compagne perché la vagina diventerà da quel momento, anziché dolce rifugio dell'amore, una sorta di posto di schizzi di sangue e creature urlanti che escono fuori. In realtà io ho paura che invece io, Ottavia, non vorrà più fare sesso con me dopo che mi avrà visto, quando le sono iniziate le contrazioni, appesa a una trave del soppalco, che facevo le trazioni per calmare l'adrenalina e la paura, insomma. E credo che sempre... ci sono certe cose che vengono confermate in quello, nei racconti dei parti, altri invece che ti sorprendono, e quindi insomma ho raccontato un po' tutte le mie sorprese in quella notte del 2 dicembre, dal fatto che queste contrazioni sono veramente estenuanti, una sorta di tortura guantanamesca, perché non puoi dormire mai, perché ogni 8, 6, 10 minuti la tua compagna ha le contrazioni e soffre come un cane, e tu non puoi fare niente, tra l'altro. Quindi da un lato certo che non stai soffrendo, ma dall'altro c'è tutta l'impotenza di non poterla aiutare in alcun modo. E poi altre, insomma, illuminazioni, tipo che quando si vedono i parti, diciamo, di solito al cinema o in pubblicità, sono sempre dei posti belli, non so come dire, c'è una luce fatta in maniera aggraziata, e invece la realtà è che sei in una stanza brutta con delle luci al neon molto brutte e non c'è niente, ed è veramente un momento di
sangue, urla, scomposto, non c'è nulla di esteticamente gradevole, diciamo, quello che vedi, no? E anche lo stesso bimbo, no? Che di solito appunto la frase è quanto è bello, quanto è bello. Il bimbo 9 su 10 è una creatura mostruosa quando esce, è pieno di rughe, ha fatto sto sforzo, c'ha un coloraccio della pelle. E questo però allo stesso tempo, insomma, penso sia anche una sorta di metafora del fatto che ci immaginiamo sempre un po' i momenti più importanti della vita in maniera epica, e poi quando vai lì sono anche buffi o comunque goffi o brutti anche perfino, e penso sia una bella cosa alla fine. E in questo libro si sorride parecchio, perché è tutto trattato con una ironia leggerissima, ma tanto che dopo poche ore che Ottavia aveva dato alla luce il piccolo, dice: il parto è un'esperienza meravigliosa, facciamolo un altro. E allora lì che pensieri sono arrivati, Rohan? Ma intanto che questa, invece in questo caso, il luogo comune che il parto cambia immediatamente la testa della donna è stato per me completamente confermato, perché Ottavia appunto non solo dopo quella fatica lì, dopo il dolore lì, dopo una nottata così, era già pronto per farne un altro, ma ha iniziato a cambiare tutte le cose. Noi abitavamo a Roma, appena è nato il bimbo ha capito che invece il posto probabilmente più sicuro dove si sentiva di dover stare era Pisa, che è la nostra città dove siamo cresciuti, dove abbiamo gli amici, i nonni, la nostra sicurezza, diciamo, e insomma così, diciamo. Ma questo libro, che è intitolato L'Ananeide, che per forza di cose riprende un tema antico, il tema della narrazione, l'Eneide, ecco, ed è proprio raccontato tenendo conto di quella mitologia, perché qui la nascita di un bambino è sicuramente da inserire in una mitologia, Rohan Johnson. Sì, il libro ovviamente è anche quello molto ironico, molto autoironico anche, perché appunto poi quella che per noi è stata in dei momenti una vera e propria ordalia e tragedia, in realtà poi era anche un problema molto minore rispetto a quello che poi abbiamo incontrato dentro il reparto di subintensiva. Di certo la nascita, quindi insomma è un po' un'autopresa per il culo, diciamoci, e poi è vero però che l'Iliade, l'Eneide, l'Odissea hanno sempre, o comunque la mitologia in generale, no, ha sempre come momento fondativo la nascita di un bambino, no? Cioè da Achille che viene preso dal tallone, dalla fuga dell'Eneide da Troia in fiamme, cioè ogni volta c'è un bambino che viene da una parte, arriva da un'altra, e questo rientra nel fatto che comunque quando, per quanto piccolo sia e quanto comune sia, cioè ed è un altro dei paradossi, diciamo, di avere figlioli, tutti hanno avuto figlioli, miliardi di persone hanno avuto figlioli, eppure quando ti capita a te è un evento sconvolgente, pauroso, emozionante, adrenalinico, di onnipotenza, ed è qualcosa di totalmente eccezionale, e quindi mi sembrava un titolo perfetto, ecco, perché aveva dentro sia la mitologia e la grandezza, ma sia l'ironia che poi è un po' pervade il libro. Quindi. Altro che l'ironia, ad esempio, quando la mamma incontra il bambino, no? La madre di Rohan, se non ricordo male, no? Ah, sì. E quella mamma che sarebbe capace, dice a un certo punto Rohan Johnson, sarebbe capace anche di venire sul set e dirmi come fare le inquadrature, ma un giorno o l'altro se l'aspetta? No, è già successo, lo racconto nel libro. Io ho sempre detto mia madre, e questo potete già capire che poi rientra nel grande luogo comune, stereotipo delle suocere, del conflitto suocera-nuora,
intramontabile, direi, meraviglioso e infinito, un conflitto che non che continuerà, penso, per tutti i secoli a venire. Mia madre è una di quelle suocere particolarmente difficili da gestire, perché è una che sa sempre lei come fare le cose, è costantemente apprensiva, c'ha ansia. E quindi, per far capire che appunto lei è sempre quella che c'ha ragione, sa come fare le cose, mi ho sempre detto, se venisse su un set mi direbbe come fare le inquadrature. Siccome una volta, per fino a qui tutto bene, sono andato a girare a casa dei miei, lei mi ha fatto, è arrivata, ha detto, ma dove sei? Ah, quindi girate qui, va, allora se girate in questa stanza la macchina l'ha presa, la metti qui. E quindi ho detto, in fondo... a volte le iperboli vengono, scusa, sono la verità, e quindi insomma così. Rowan Johnson, grazie davvero del grazie tempo dedicato per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il libro La Naneide, la nostra odissea per riportarti a casa, un libro che è veramente da condividere, perché c'è un senso molto sereno, allegro, ironico e anche vero di quello che succede con l'arrivo di un bambino. Grazie. Prima di chiudere velocemente, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni, Rowan Johnson? Ne sto leggendo due. Una è Palermo, una cipolla di Alaimo, perché appunto sono a Palermo e quindi voglio capire la complessità, le contraddizioni di questa città. E poi ce l'ho sempre vari aperti, io devo dire. Ne ho appena... Ah, ho finito M di Scurati, è interessantissimo. E poi ora ho aperto, iniziato, ma l'ho appena iniziato, un saggio, perché... è successa una cosa strana, che Alaimo, per descrivere il carattere invidioso dei siciliani, dice, è strano che il nostro dialetto non abbia creato una parola che c'è in tedesco, che è, non la so pronunciare. Si chiama Schadenfreude, che è praticamente, se non ricordo male, che io godo quando un amico ha qualcosa che non va bene, no? Più o meno. Il godere delle disgrazie degli altri, ecco. E a un certo punto una mia amica mi ha mandato un messaggio dicendo, ho letto questo libro, e mi ha mandato, e quindi c'è stata una sincronicità junghiana potente, e quindi ora ho preso anche quello, quindi ora sto per finire Alaimo, ho già un po' iniziato a sbirciare quello. È un saggio di un, non so se di un americano o di un inglese. Grazie ancora, Rowan Johnson, anche per i consigli di lettura, oltre al suo libro La Naneide. Buona giornata e buon lavoro, Rowan Johnson. Grazie mille, buona giornata.